Buon sabato amici, siamo di nuovo qui a unboxare chi? Un personaggio, ebbene sì, in una linea di Furio che è Trio Tri Hit. Eccolo qua il mitico Bomb Mash Burn Dead. Mamma mia che ridere, ogni volta che esce un numero di Mashle di Star Comics, pubblicato in Italia appunto da loro, eccetera, non vedo l'ora, perché mi fa ridere, perché è divertente, perché ha un bel ritmo anche quando naturalmente ci sono le parti d'azione, quindi mi piace veramente, veramente tanto. Vedremo naturalmente come è, come sarà, speriamo appunto sia quelle figure di Furio che come sempre, no? Se io vedo la scatola, guardate, vi faccio vedere, poi ve la farò vedere bene, è spenta, io non lo so perché, poi dopo apri e trovi delle figure fatte veramente bene. Per il costo che hanno, perché siamo al di sotto delle 40 euro, dovrebbe essere almeno, la scatola sembra, quindi sembra grande, quindi una bella figure che secondo me supererà i 12, 13 cm, 14, magari sarà un 15, 16, 17, vedremo insieme. Insomma, speriamo abbia anche una bella base, perché ultimamente le basi sono veramente troppo standard. E è vero che il target di questi prodotti è un target un pochino più generalista e non magari qualche non sono figure che costano anche molto di più, che hanno però un preciso scopo, quello di rendere veramente estremamente omaggio al personaggio, e sono effettivamente poi per pochi collezionisti, soprattutto per il prezzo. In questo caso appunto il costo è molto molto interessante. Ma partiamo subito, prima però come sempre io ve lo devo ricordare, boom, mettete un bel mi piace a questo video e tutti quelli che recupererete ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, cosa che vi ricordo potete fare anche qui sotto, vedete? Se andate nella descrizione del video trovate tutti i link a tutti i nostri social, miei, della fumetteria, il mio socio eccetera eccetera e della mia straordinaria socia Vale o Aruka696. Insomma ragazzi miei, che con me il giovedì o la domenica come è successo settimana scorsa, diciamo che appunto è la mia compagna di giochi su BOM Chiacchiera Fumetti, il nostro canale di Twitch, dove appunto vi intratteniamo per un'oretta e mezza, due orette buone, parlando di argomenti che hanno a che fare con la cultura geek e nerd. Ma seguiteci anche su TikTok, dove appunto facciamo la live contemporaneamente che su Twitch, e poi naturalmente seguiteci anche, oltre che su TikTok, su Instagram, anche perché facciamo altre cose insomma. Quindi partiamo subito, sigla! E partiamo subito allora, scatola, eccola qua ragazzi miei, Mash Burn Dead, eccolo qui, trio Tri Hit Figure, Furio, insomma, già la scatola è così, è me. Perché? Perché è piatta, sembra che abbiano utilizzato un CineLike, un S-Log, non lo so, una foto RAW, ok, che però non è stata poi ricolorata. Queste sono le classiche scatole di Furio, non capisco. Poi dopo magari i prodotti dentro sono bellissimi. Vedete, guardate, cioè la scritta, no? È bella chiara, è bella, ha un colore più vivace, eccetera, il resto no. Ma mettiamola da parte perché ho già tirato fuori tutto, ragazzi miei. E la cosa bella di Furio, ve lo faccio vedere, è che invece di mettere i sacchetti che devono essere magari strappati, eccetera, eccetera, mette fondamentalmente delle cosine, cioè delle plastiche che possono essere in qualche modo recuperate. Mettiamo che se ne abbia il bisogno. Che bello! Guardate, veramente Furio non mi tradisce mai, nel senso, in entrambi i sensi, scatole brutte e poi hanno la basettina. Guarda che bella la base! Fatta veramente bene, un bel colore, fatta bene, una bella grafica a scacchi, il nome naturalmente del nostro protagonista, Mash Burn Dead, e andiamo a vedere a questo punto il nostro Mashle. Voilà, ci metterà un po', no, ecco qua, finalmente. E vedete, allora, i colori sì, sono rappresentativamente quelli, gli stessi, tra virgolette, rappresentati, scusatemi, sulla scatola, quindi un pochino piatti, per certi versi, ma vanno benissimo secondo me per la tipologia di figure. Il nostro Mash ha in mano il suo cibo preferito naturalmente, il bignè eccetera, e noto già delle piccole problematiche qui sulla spalla che poi naturalmente andrò
a allargare, ecco qua, eccetera, che sono appunto le classiche attaccature che, ahimè, sono un po' ma posso dire che comunque sia, sempre con il solito discorso del prezzo, non ci sono problemi. Anche qui ha un piccolissimo difetto, ma ripeto, il viso, vediamo, ve lo allargo, è fatto bene, naturalmente stampato per quel che concerne la finta cicatrice da mago, gli occhi, la bocca e via dicendo. Poi il bignè, sì dai, ci sta, nel senso, non stiamo qua a guardare. Anche la camicia con appunto un po' di pieghe, la cravatta che è staccata, come potete vedere, potete in qualche modo magari girarla, no scherzo, ci mancherebbe altro. E anche dentro le maniche, vedete, hanno riproposto la camicia, quindi c'è comunque stata un'ottima interazione con. Idem qui, non so se riesco a farlo vedere, c'è, ecco qua, la cintura, insomma, le scarpe marroni con una classica inglesina, eccola qua, con naturalmente le stringhe e anche la suola, anche se non è rifinita, è comunque sia di un colore differente. Anche il colore della casacca, dei pantaloni, eccetera eccetera, questo blu petrolio, blu spento, insomma ci sta. Idem i dettagli della cintura. Insomma, alla fine, ragazzi miei, se pensiamo naturalmente sempre al costo, perché è quello che noi dobbiamo vedere, una volta appoggiata, guardate che bella, secondo me fa, è anche molto molto più grande rispetto naturalmente a delle altre Banpresto, come vi posso far vedere questo straordinario Emui di oh mamma mia, Shangri-La Frontier, scusatemi, eccolo qua, insomma, che sono molto molto più piccole. Quindi diciamo che sia per quanto riguarda la presenza, la possanza e la qualità, tra virgolette, a parte i soliti le rifiniture che non sono eccezionali, per quel che mi concerne, vedete anche, guardate, vi faccio vedere l'ultimo, eccola qua la testa, forse riesco, ok, ecco qui, vedete che c'è la riga di congiunzione, potevano trovare un sistema tipo un pezzo, il nero dei capelli completamente fatto a stampo eccetera e messo sopra la testa, boh, vabbè, dico io, poi bisognerebbe vedere le linee produttive e via dicendo. Anche qui il simbolo naturalmente della scuola, del gruppo di cui lui fa parte. Insomma, ragazzi miei, dai, cosa ne dite voi? Fatemelo sapere qui, piace, non piace, ci mancherebbe altro, in maniera sempre rispettosa e educata dite pure la vostra. A me onestamente non dispiace, anche perché sinceramente, vedete, vi faccio vedere l'ultimo particolare, oltre alla casacca, la camicia, vedete che sotto che cosa c'è, lui sapete che indossa sempre una sorta di abbigliamento quasi termico per quello che si usa per fare appunto sport di un certo tipo e di un certo livello. Sappiamo che lui è fisicamente un mostro nel vero senso della parola. Quindi ragazzi, dai, insomma, io lo trovo interessantissimo, nonostante le idiosincrasie dei particolari che non sono al massimo, al top, ma è comunque un prodotto che personalmente, a meno che non esca una statua veramente degna di essere definita tale, no? Cioè una static figure che magari comunque sia, se pensiamo ai prezzi Good Smile o ai prezzi di Mega House eccetera, potrebbe arrivare a costare 250-300 euro, o magari Good Smile nella linea pop-up potrebbe fare qualcosa di interessante, insomma, magari da affiancare a un Saitama di One Punch Man, visto che a parte i capelli sono molto simili, beh, potrebbe non essere una cattiva idea. E lì comunque ormai sapete che sono aumentati 50-60-70 euro, insomma, diventano comunque sia, rispetto a questa, una cifra un pochino più importante da investire. Personalmente questa la reputo un ottimo regalo da fare o da farsi fare, insomma. Pertanto andiamo ai saluti. Ragazzi, voglio mangiarmi un bignè insieme al mitico Mesh. Bella, dai, bella, tutto sommato, sempre il solito discorso, per il prezzo che ha è giusta, è giustissima, insomma, assolutamente. Quindi se volete portarvi a casa, avere a casa, regalare a qualcuno il mitico protagonista di uno dei fumetti più interessanti, che è stato veramente un toccasana dell'ultimo periodo secondo me, perché ha riportato un po' l'attenzione su quelle cose demenziali, ma non troppo, un po' la Gintama, un po' tante cose, insomma, una presa in giro divertentissima di Harry Potter e di tutto il mondo magico, che però
insomma ha saputo ritagliarsi un suo spazio, ma soprattutto è riuscita ad arrivare a tantissime persone di tutte le età, perché Mashle è veramente consigliabile, non dico a tutti, ma fondamentalmente quasi. Il classico dagli 0 ai 99. Divertitevi insieme ai vostri figli nel guardare anche il cartone animato con una delle sigle più divertenti in assoluto e più trascinanti che possa essere mai stata creata e concepita. E per il resto è sabato, se lo vedete di sabato o comunque sia qualsiasi altro giorno, siamo aperti dalle 10 alla 1 e dalle 3 e mezza alle 7 e mezza in via Antonio Stoppani 75, Seregno, Monza e Brianza, 20831 Lombardia, Italia, Europa, mondo, insomma. Quindi vi aspettiamo in negozio se avete voglia per anche solo fare due chiacchiere con me o con il mio socio e con tutti i ragazzi che si fermano il sabato a, diciamo, stare un po' insieme, parlando sempre di argomenti che hanno a che fare con la cultura geek e nerd. Per il resto, io vi mando un abbraccio virtuale. Ciao!